Buongiorno a tutti, oggi siamo ad Andros, Grecia. Vi porto ad esplorare un po' l'isola. Allora, Andros fa parte delle Cicladi, è l'isola più settentrionale delle Cicladi, ha un'oretta di traghetto veloce dal porto di Rafina, un'isola piuttosto grande, una quarantina di chilometri per 16 circa, e sta diventando una vera alternativa alle isole un pochettino più trafficate dal turismo. È un'isola praticamente tutta montuosa, con spiagge veramente, veramente belle, ci hanno detto. Andiamo a vedere cosa c'è di bello. Una cosa da tenere sicuramente in considerazione è che tutta la parte più a nord dell'isola, nord-est dell'isola, ha le strade che non sono proprio, come dire, asfaltate. Quindi quando scegliete il posto in cui stare, tenetene conto, anche perché se andate a noleggiare una macchina vi chiederanno dove state, e se state appunto dove le strade sono più brutte, la macchina non ve la noleggiano, anche se l'avete prenotata. Abbiamo avuto un po' di discussione con il noleggiatore finché abbiamo trovato finalmente una Jeep per arrivare fino a qua. Siamo in un posto molto molto bello che si chiama Onar, ma ci vogliono 8 km di sterrato, abbastanza impegnativo per chi non è abituato al fuoristrada. Quindi quando preparate il vostro viaggio tenetene conto. Allora, l'isola è costellata di piccole chiesette ortodosse più o meno antiche. Stiamo andando al monastero di Agios Nikolaos, che è uno dei pochi ancora attivi, forse l'unico sull'isola. C'è un bel trekking per arrivarci, volendo si arriva anche con la macchina, ma abbiamo scelto il sentiero panoramico. 2 ore e mezza di cammino abbondanti. Lì c'è il monastero. Bello, bello, bello. All'interno naturalmente non facciamo riprese, però vale veramente la pena. Vale la pena perché all'interno si percepisce veramente l'antichità del posto. Allora, una cosa che mi è sempre piaciuta sono i fari. Ovunque posto vado a vedere se c'è qualche faro. Nell'isola ce ne sono veramente di diversi, sicuramente c'è anche un sacco di vento. Allora, oggi ci siamo girati un pochettino l'isola con la macchina e in questi giorni cercheremo di esplorarla un po' tutta. C'è un vento dell'ostia, specialmente andremo a monasteri perché abbiamo scoperto che sono veramente molto belli. Sono monasteri ortodossi bizantini. Ho scoperto che l'arte ortodosso bizantina mi piace molto e quindi me li vado a vedere tutti. E infatti siamo arrivati al monastero di Tromarchianis, dovrebbe chiamarsi così, ed è chiuso. Siamo tornati a Agios Nikolaos, il monastero quello grande, perché dal di qua, continuando per il sentiero numero 6, si dovrebbero arrivare a delle cascate, dicono spettacolari. Intanto non è vero che in Grecia c'è sempre il sole, andiamo a vedere se troviamo le cascate.
Allora, nonostante non piova da mesi e sia piuttosto arido, l'acqua c'è, poca ma c'è. Adesso risaliamo piano piano il Fiumiciattolo per vedere se arriviamo alle cascate. Allora, col sole sicuramente le riprese verrebbero meglio, ma devo dire che per arrampicarsi su per un monte, sta temperatura, saremo a 26 gradi, brezzolina, top. Allora, seguite sempre il sentiero numero 6 finché vi trovate esattamente a 90 gradi in discesa un canale di scolo fatto di pietra e arriva direttamente al lac. Un'ora e venti, paesaggio bellissimo, alberi strepitosi e finalmente siamo arrivati. Ok, torniamo indietro e stavolta seguiamo il fiume. C'è un sentierino battuto dalle capre probabilmente che passa proprio in parte e poi rincrociamo il sentiero numero 6 più a valle. Stamattina altro monastero di Panacranto, che in italiano dovrebbe essere Pantaleone. A quanto pare qua c'è un culto molto forte e il monastero è una rocca, un castello, perché una volta i monasteri erano anche fortificazioni difensive, proprio su un cliff. Per arrivare la strada è interessante, è asfaltata ma è molto interessante ed è questo. Siccome stamattina ci siamo svegliati un po' così assonnati, avevamo pianificato poi di continuare dopo la vista al monastero per un trekking, abbiamo optato per venire in città, quindi questa è Hora, che dovrebbe essere la capitale di Andros. Assolutamente raccomandato imboccare la stradina principale che taglia dentro fino alla puntina della penisola che forma la città, perdersi nei vicoletti. Io mi ero portato il drone per arricchire un pochettino questo video, ma mi sa che l'ho portato in vacanza, nel senso che vento costante, sempre limite o sopra quello che può tenere il drone, non ce la fa.
Allora, stamattina abbiamo preso un percorso random da Wikiloc. Io lo utilizzo parecchio, specialmente se non conosco bene la zona. Aiuta tantissimo a scoprire posti nuovi. Quindi, giretto random, siamo sulla parte dietro a Ciora. Sembra molto carino. Sempre costellato di chiesette. Allora, prima che qualcuno cominci con la pronuncia sbagliata di Ciora, in sti giorni stiamo facendo a gara chi inventa il nome più stupido per la città, perché l'abbiamo pronunciato in 20 modi diversi e l'abbiamo pronunciato anche Ciola, quindi è fatto apposta. Allora, naturalmente Murphy's Law, primo giorno senza vento, la telecamera del drone è sminchiata, non sta ferma. Stabilizzatore è andato, avrà preso un colpo. Drone da cambiare, quindi chi volesse contribuire al nuovo Mini 4, sempre ben accetto, eh. Anche stamattina ci siamo beccati un percorso random su Wikiloc che stranamente coincide con uno dei percorsi, diciamo così, segnalati dalla Andros Route. C'è il sito androsroute.com, ci sono diversi sentieri e dovrebbe essere coincidente al 14. Quello che rimane di un mulino, nel passato i corsi d'acqua qui erano molto più consistenti e i mulini andavano molto in voga, ci sono rimasti solo un montone di sassi ormai. Allora, il percorso si sviluppa lungo il letto del fiume, che adesso è veramente semi asciutto, ma la cosa bella è che lungo tutto il canyon ci sono un numero di questi antichi mulini. Sono belli, sono veramente molto belli. Bisogna fare anche un po' di bouldering, si dice così, no? Allora, il primo pezzo del giro è forse quello più interessante che abbiamo fatto su Andros. Bello. Siamo ormai tornati alla macchina, l'ultimo pezzo su asfalto, vabbè, un pezzetto, non ci interessa. Adesso andiamo da Cossas a mangiarci un po' di cavra. Ragazzi, il nostro tempo ad Andros è scaduto, ho bisogno di un barbiere. Se vi è piaciuto il video mettete un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!